Nel 1967 partecipa alla collettiva che inaugura l'avvio dell'arte povera, alla Galleria La Bertesca di Genova, con opere basate sull'impiego di segni elementari. La sua produzione, rispetto a quella degli altri poveristi torinesi, si contraddistingue per la propensione verso un legame più intimo e poetico con oggetti e funzioni che fanno parte della quotidianità e che l'artista sfrutta per liberare dei processi che coinvolgeranno, in un continuo gioco di relazioni, il potere suggestivo dei media e quello mistico appartenente agli elementi dell'universo naturale. Gli elementi maggiormente impiegati sono foglie di tabacco, di banano, cera, sale, margarina, muschio, che vengono messi in relazione con materiali altrettanto inconsueti e carichi di stimoli sensoriali, come candele, neon e serpentine frigorifere, in quanto capaci di sprigionare energie che possono cristallizzarsi sia in assetti plastici che in processi in grado di sollecitare contemporaneamente tutti i sensi.